L'azienda Cesenate Montalti Worldwide Moving compie 50 anni e si rinnova guardando al futuro. Non più solo logistica, ma un vero e proprio partner per l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Massimiliano Montalti, amministratore delegato, ripercorriamo ora la storia dell'azienda fondata da nonno Carlo nel 1967 come magazzini generali raccordati, poi nel 1964 la consegna al figlio Luigi, nel 2007 a voi nipoti. Che cosa è cambiato in questi anni nell'azienda? Beh, sicuramente sono cambiate molte cose. Nel 67 questa qui era un'azienda che si occupava essenzialmente di stoccaggio dello zucchero e mio nonno Montalti Carlo, che l'ha fondata, è stato lui assieme al suo socio a comprare per primo questi terreni, aveva sviluppato anche un'attività di trasporto con dei mezzi propri. Passando alla seconda generazione, Luigi Montalti, nostro padre, mio e di mio fratello, perché siamo in due amministratori di questa società oggi, si è occupato invece di quello che è la logistica in outsourcing, quindi logistica conto terzi per la prima volta, e ha sviluppato una serie di autorizzazioni doganali che oggi sono il fulcro del nostro lavoro. Quindi oggi abbiamo un'azienda che ha delle importanti autorizzazioni doganali. Che cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto altro che prendere l'esempio di quello che avevano fatto i nostri predecessori e convertire alcune di queste autorizzazioni per supportare l'internazionalizzazione dei nostri clienti. Quindi aiutare le merci, aiutare i clienti a trasportare le loro merci in tutto il mondo. Quindi fino alla consegna diretta al loro cliente finale, questo superando qualsiasi tipo di barriera sia logistica sia doganale. Dunque, quindi, come ha detto anche lei, dal 2015 nuovo nome e nuovo logo, una spinta verso il mondo esterno, non solo l'Italia e comunque anche la parte più regionale. L'azienda si è sviluppata tantissimo, cosa farete in futuro? Noi siamo in questo momento un consulente a 360 gradi per il cliente, quindi innanzitutto partiamo da quella che è l'esigenza specifica del cliente e la nostra massima soddisfazione è supportare le sue esigenze più profonde, quindi andare a studiare il progetto nelle sue connotazioni logistiche e doganali per far conseguire l'obiettivo all'export in questo caso, ma senza escludere anche i servizi tradizionali di import, quindi tutto ciò che è legato sia allo stoccaggio frigorifero sia allo stoccaggio a temperatura ambiente in magazzino doganale, magazzino IVA e magazzino accisa. Quello che è un servizio notevolmente innovativo che abbiamo sviluppato e che stiamo ampliando invece è il servizio di e-commerce. L'e-commerce, chiaramente la parte dell'e-commerce legato alla logistica e alla distribuzione, che deve permettere al venditore, sia che sia una startup, sia che sia un e-commerce già costituito e stabile, di potersi occupare semplicemente della vendita e di ottimizzare tutti quei processi automatici che gli consentono di trasportare le sue merci al cliente finale. Molto spesso in questo ambito siamo un importante partner di consulenza, perché questi clienti sono quelli che forse si affacciano al mondo della logistica in modo più inesperto e quindi hanno bisogno del nostro supporto, chiaramente collegato anche a tutta la parte elettronica, sia di scambio dati con il sistema informativo dei prodotti, ma anche di scambio dati con tutto il mondo trasportistico, che necessariamente nell'e-commerce deve essere il più possibile automatico. Veniamo alla festa, tantissimi invitati per queste 50 candeline dell'azienda. Sì, siamo molto felici di avere più di 200 invitati che celebreranno questo nostro compleanno dei 50 anni. Vogliamo sicuramente ricordare le generazioni passate con un grosso sguardo al futuro con grande entusiasmo. Dall'altra parte abbiamo voluto comunque dare una connotazione
innovativa e interessante, facendo comprendere come dalla Romagna e dalla tradizione romagnola e dalla capacità dell'imprenditore romagnolo di superare tante problematiche, quindi avere un approccio anche innovativo al problem solving, si possa passare a un'ottica internazionale. Oggi sicuramente è una grande festa e credo che tutti si divertiranno. Michele Montalti, amministratore delegato di Montalti Worldwide Moving, oggi tantissimi ospiti per festeggiare i 50 anni della vostra azienda. Sì, è un traguardo molto importante, noi siamo contenti, specialmente perché siamo riusciti a mantenerla per 3 generazioni, almeno apparentemente, 10 anni lo dimostrano, i successi sono tanti, la voglia di crescere c'è ancora. Ecco, un percorso molto lungo, prima il nonno, poi appunto il padre e ora voi nipoti, voi due nipoti. Che cosa è cambiato in questi tanti anni? Beh, sicuramente è cambiata la tecnologia che ci dà supporto, sono cambiati i clienti, sono cambiate le esigenze, è aumentata l'esigenza di una maggior qualità, di maggior servizio, maggior attenzione al cliente. Ecco, rispetto magari a 40 anni fa, che cosa è cambiato nelle merci, la tipologia ad esempio? Beh, molto più surgelato, molto più congelato, perché sono cambiate le abitudini alimentari delle famiglie italiane, come conseguenza abbiamo tantissimo alimentare, sempre meno industriale come tipologie di merci e merceologie. Venendo appunto alle vostre celle frigorifere, avete ampliato appunto questo settore, quindi vuol dire che ci credete molto, addirittura siete arrivati a 13 dipendenti, un fatturato di oltre 2 milioni di euro, quindi a cosa puntate per questo futuro? Il puntare è facile, puntiamo a crescere a chiaramente cercare di ampliarci non solo come spazi ma anche come persone, sicuramente le competenze sono importanti e noi cerchiamo di stare nel settore, nella nicchia che ci garantisce di sopravvivere e di svilupparci anche per il futuro. Nel futuro faranno parte ovviamente oltre ai vostri dipendenti che avete attualmente ma anche tanti giovani qui del territorio. Sì, i giovani sono importanti, i nostri dipendenti sono prevalentemente giovani, direi che fra i più anziani ci siamo io e mio fratello, è una cosa che a me fa sorridere, se non altro perché quando sono entrato in azienda io ero il più giovane, quindi c'è stato ricambio generazionale non solo nella parte dirigenziale ma anche nella parte dei dipendenti, appunto dei nostri collaboratori. Passando a un aspetto economico, l'Unione Europea cerca di aiutare, comunque di favorire il commercio su rotaia, mentre purtroppo l'Italia è all'ultimo posto da questo punto di vista nella classifica europea. La vostra azienda come sta affrontando questa problematica? Beh, noi abbiamo un fantastico raccordo che è visionabile e visitabile, ahimè Ferrovie dello Stato ci ha tolto lo scambio. E questo qualche anno fa a seguito di un decreto che uscì a livello nazionale che stabilì dei punti fissi in cui si poteva caricare e scaricare le merci. Il posto più vicino per caricare su rotaia resta Villa Selva, chiaramente non comodissimo per noi, ma pare che il territorio non abbia un'esigenza spiccata di questa tipologia di traffico, anche perché il traffico su gomma, essendo sì più svantaggioso dal punto di vista ambientale, garantisce una velocità di consegna e una reattività molto maggiore. La viabilità italiana sicuramente è da migliorare, la ferrovia può essere un supporto perché questo accada. Un supporto ovviamente anche in termini economici, ovviamente per quanto riguarda i pedaggi, ma soprattutto anche in termini di vite per quanto riguarda appunto gli incidenti in autostrada. Sì, certo. Chiaramente l'incidentalità in molti casi è causata dagli stessi mezzi pesanti, limitare i mezzi pesanti favorirebbe sicuramente il minor impatto dell'incidentalità e quindi delle vittime sulle strade.